Negli anni ho imparato che la creatività è un'energia. Ciao, sono Miles, di origini calabresi. Vivo e lavoro a Firenze nelle arti visive. Vengo da una famiglia di artigiani, mio padre è falegname, mia madre dipinge, e hanno influenzato tantissimo la mia esperienza, nel fare. Sin da bambino, perché vedere trasformare la materia in una maniera così semplice e quasi giocosa da parte dei miei genitori è stata una forte influenza. E questo è stato lo start iniziale della mia esperienza estetica. Di conseguenza, a questo start ho iniziato gli studi partendo dal liceo artistico, dove si disegnava tantissimo, e successivamente Carrara, dove ho intrapreso il percorso della scultura, che mi ha dato un'ulteriore svolta a quello che è il mio linguaggio estetico. Da bambino i muri mi hanno sempre ispirato. Quindi ricordo che disegnavo le crepe, le muffe, interagendo con loro e creando personaggi che si integrassero con quelle visioni sui muri. Mano a mano questa cosa diventava sempre più parte del mio lavoro e di conseguenza sono uscito in strada. Ci sono muri che parlano da sé e quando li sento parlare, sento il dovere di tirare fuori quell'immagine di quelle parole del muro. Generalmente, in base alle visioni che ho, utilizzo la tecnica che ne è più consona, che può essere il muro, il cavalletto, il disegno o la scultura. In altri momenti invece è la materia che mi dà un'idea su quello che poi la visione, l'immagine di qualcosa che sicuramente è legato all'istinto, quello che poi è tutto il processo creativo della mia opera. Cerco di lavorare molto distinto e di conseguenza ciò che ne viene fuori è questo rapporto animale che non so esattamente da dove viene, da dove nasce. È una cosa molto istintiva, appunto. Quest'ibrido uomo-animale o uomo-natura, natura animale, credo derivi proprio da un'istintualità umana che in qualche modo abbiamo perduto. Vengono spesso fuori le mani, credo proprio per questo motivo, perché siamo legati al fare, al pensare, al fare, la mano è la conseguenza del nostro pensiero, quindi credo che la mano sia l'atto finale di questo concetto. L'idea di bellezza oggi è un'idea molto confusa, perché siamo sommersi da immagini, viviamo la cultura dell'immagine, questo scorrere, ok, così, proprio con questo gesto, troppo superficialmente. E quindi non diamo peso o importanza a tutto
un'immagine, non la diamo più questa importanza. Per quello che rappresento io, la bellezza sbiadisce, prende un'altra forma. E può essere bello il dinamismo di un'opera, può essere bello un tratto, un gesto pittorico, ma non la bellezza fine a se stessa. Lo spettatore oggi è quasi più importante dell'artista. Ogni secolo, ogni momento ha vissuto una diversità. L'arte, basta guardarsi indietro, ha sempre cercato di trovare una soluzione del proprio momento storico. Sembra impossibile, sembra una cosa complessissima, ma in verità l'artista è sempre riuscito a emergere dal proprio momento storico. Penso che lavorando distinto, in qualche modo, apri a 360 gradi questo aspetto, dai più spago alla creatività di muovere di più questo concetto di immagine nuova, o comunque di incuriosire di più lo spettatore, ecco, di educare anche lo spettatore in maniera diversa.